Pughi è un grandissimo, grandissimo gioco. È un grandissimo gioco perché a differenza di Soul Reir, hanno un'attenzione particolare, uno, verso gli utenti, due, verso la stampa delle carte, delle Pokéball. Come vedete, le Pokéball stanno a 25 euro e hanno fatto il compleanno da un anno. Come vedete qui, una volta che sono finite le Pokéball, non ne stampano più. Cioè, o le acquisti, oppure qua sono disponibili 2, qua 13 e qua 51. Una volta acquistate, sono finite, se ne parla la settimana dopo. Questo è un sistema molto intelligente perché loro ovviamente ci guadagnano sulla vendita delle Pokéball, ma facendo così e stampando Pokéball in base al numero di utenti, in base alla domanda che c'è, loro controllano il prezzo, quindi significa questo che cosa? Sì, adesso in classifica, sì, adesso come ci arrivo. Quindi il fatto che loro stampano praticamente le Pokéball in maniera molto controllata, e una volta che finiscono, questo che cosa permette? Di avere sempre lo stesso prezzo. Per di più, il prezzo è lo stesso, è 30 Matic, i Matic stanno aumentando e quindi potenzialmente il valore delle Pokéball è in aumento. Tant'è vero che tempo fa stava a 19-20 euro una Pokéball quando l'ho acquistata io qualche mese fa, adesso stanno a 25. Quindi il potere d'acquisto è superiore. Considerate che una volta che tu giochi la Pokéball e quindi tu te la giochi, magari la recuperi, la puoi rivendere su OpenSea, su mercati secondari, in attesa che inseriscano il mercato secondario anche all'interno dell'app, e all'interno lì una Pokéball molto potenziata ha un valore ovviamente superiore. Ma perché? Oltre che per le percentuali superiori, e quindi per punteggi superiori che ottengono sulle previsioni, le Pokéball al massimo del loro livello possono essere. Si chiama ascensione, quindi ascese tra di loro della stessa rarità per ottenere una rarità superiore. Io ho due common portate a livello massimo, quindi più le porto su di livello e più quel valore lì sale e quindi non scende, ma sale più la gioco. Quando arrivano al massimo, e non è difficile portarle al massimo, le posso fondere tra di loro e ottenere una Pokéball di rarità superiore. Significa che se io oggi acquisto due Pokéball common del valore di circa 25 euro, ok, quindi 50 euro totali, e le potenzio e le utilizzo praticamente costantemente e aumenta il loro livello. Quando le porto a livello massimo, le fondo da loro e ottengo una rara del valore di 100 euro. La rara. Come chiedeva Titiro, le rarità praticamente più si sale di rarità e più che cos'è che si guadagna? Si guadagna nelle percentuali. Vi faccio vedere proprio l'esempio pratico. Allora, le common, le rare, le epiche aumentano di percentuale fino ad arrivare alle leggendarie che sono il massimo. Quindi, su una previsione, se io gioco quella previsione con la rara, ottengo un tot di percentuali in più. Mentre con l'epica ancora di più, fino a salire praticamente, fino al massimo che è la leggendaria. Alcuni mi hanno scritto sul gruppo oggi: ma è impossibile andare a premio con le common. Non è vero. Io attualmente vi faccio vedere la mia collezione: una rara e quattro common. Io attualmente sono a livello 49 della mia rara, pagata circa 100 euro, e attualmente ha un valore altissimo. Adesso sto potenziando queste due qui, che sono entrambe del campionato francese. L'intento è portarle al livello massimo, fare l'ascensione, ottenere un'ulteriore ball rara, fondere le due rare tra di loro per ottenere una epica. E quindi stiamo parlando che questo sistema è un sistema incredibile, ragazzi, perché bruciare le carte e gli NFT per ottenere rarità superiore, uno, ti fa diminuire nel tempo e non ti crea accumuli di carte, quindi non ci sarà come Soul Reir quel discorso di avere miliardi di carte e quindi il valore che si abbassa, ma ci saranno le carte che diminuiranno nel tempo perché la gente le ascenderà e quindi ognuno può aspirare ad arrivare a un alto livello.
consumando poco, ok? Quindi, come dicevo, ti tiro, il discorso è che in classifica stanno tutti in un'unica classifica. Ovviamente i primi che arrivano sono sempre quelli che hanno le gradate superiori, mentre più è la gradata bassa e più magari arrivi giù. Ma è un po' il discorso come nelle carte con Sorare. Cambia semplicemente la tempistica dove tu recuperi quello che tu hai investito. È impossibile recuperare? No, non è impossibile. Io, per esempio, nell'ultima settimana, insieme alle mie due, ho giocato con le due Pokéball. Ho giocato la Francia con le mie due Pokéball francesi e con quella spagnola invece sulla rare, e anche sulle due francesi sono riuscito a ottenere comunque dei bei punti e quindi ottenere entrambe 2-3 euro. Ok? Quindi tutto sta alla tecnica. Perché allora perché avere tante Pokéball? Alcuni chiedono perché avere tante Pokéball. Tante Pokéball perché? Per questa cosa qui sotto che si chiama prestigio. Più si potenziano le ball e più aumenta il prestigio. Più aumenta il prestigio e più si avranno energie. Io attualmente ne ho 156. Questo che cosa significa? Significa che a differenza dell'inizio, che se ne hanno solo 100, 150 energie per me significa poter giocare una settimana sì e una settimana no, due competizioni. La settimana scorsa, se si riescono a gestire correttamente nel futuro, quindi anche io non ho giocato per esempio l'Europa League. Il campionato europeo, mi sono ritrovato che questa settimana ho giocato tre competizioni.